Buongiorno. In questa lezione proseguiamo il nostro excursus sugli elementi del pensiero di Jean-Jacques Rousseau e in modo particolare parliamo del contratto sociale, che è sicuramente l'opera politicamente più famosa di Rousseau. In quest'opera Rousseau riprende i temi che aveva trattato nel discorso sull'origine dell'ineguaglianza, ribadendo che cosa? Ribadendo che l'uomo era buono nello stato di natura e che con l'avanzare della società ha corrotto i suoi costumi e sostanzialmente è diventato malvagio. Se fosse rimasto invece nello stato di natura, sarebbe rimasto felice nella sua beata, oggi diremmo, ignoranza. E riprendiamo questo passo: la maggior parte dei nostri mali sono appunto opera del tutto nostra e quasi tutti li avremmo evitati se avessimo conservato la maniera di vivere semplice, uniforme e solitaria che la natura ci aveva destinato. Quindi se fossimo rimasti come appunto il buon selvaggio, tema che era appunto estremamente dibattuto all'epoca. Tuttavia l'uomo ha una caratteristica che gli ha impedito di rimanere appunto un buon selvaggio, e una caratteristica che lo rende, dice Rousseau, diverso da tutti gli altri animali, ovvero la perfettibilità. Questa perfettibilità che permette all'uomo di evolversi, di emanciparsi dalla natura, ma è ovviamente all'origine di questo processo che poi porta allo sviluppo della scienza che corrompe l'anima. È proprio questa emancipazione dalla natura che porta l'uomo a far sorgere la civiltà. Nella civiltà il naturale amore di sé, quello che l'uomo ha per la conservazione della sua vita, il perpetuare della propria sopravvivenza, e quindi l'amore tipico proprio dell'uomo selvaggio che garantisce il normale, il quieto vivere, diremmo noi, il preservare la propria vita, che cosa succede nella civiltà? Si trasforma in amor proprio. Ovvero un sentimento narcisistico che porta l'uomo a misurarsi con gli altri uomini e quindi a competere con loro. Competizione che sfocia ovviamente nel conflitto e nella diseguaglianza. Appunto, l'amor proprio che porta questa forma di competizione con gli altri e questo porta ovviamente al conflitto e alla diseguaglianza tra l'uomo. Per quello che riguarda lo stato di natura, quindi vi è una dichiarata inconciliabilità con il pensiero di Hobbes. Per quanto riguarda l'idea giusnaturalista, il filosofo ginevrino riprende però da Hobbes che cosa? Beh, innanzitutto il fatto che non è possibile ritornare allo stato di natura. Rousseau afferma che vi è una netta discontinuità tra lo stato naturale e la condizione sociale, e anche per lui la natura dello stato è vista come una costruzione artificiale, però della quale, quindi contrattualistica, come Hobbes, come Locke, però della quale ormai non si può più fare a meno. Quindi da questo punto di vista, diciamo, il pensiero di Rousseau non è ingenuo, perché nell'esaltare la condizione dell'uomo allo stato di natura, Rousseau non è in realtà così ingenuo da pensare che si possa tornare a vivere come i buoni selvaggi, e quindi in un certo senso da questo punto di vista supera l'obiezione che gli aveva mosso Voltaire quando gli aveva scritto sarcasticamente: non si può tornare a camminare a quattro zampe come gli uomini primitivi. In realtà Rousseau cerca di individuare una via di superamento della condizione attuale, senza però cancellare e riportare l'uomo a una sorta di anno zero. E tuttavia appunto questo patto che è stato costruito artificialmente, sì, così come in Hobbes, anche in Rousseau, si basa, dice Rousseau, sulla soggezione nell'immagine hobbesiana e moderna, e vi deve invece essere un patto che non si basa sull'autorità, come ha detto Hobbes, e qui Rousseau sta chiaramente criticando l'assolutismo
assolutismo all'interno del quale di fatto lui vive e che era criticato anche dagli altri illuministi, ma appunto un patto che deve basarsi sull'unione, quindi sull'unione degli esseri umani e non sulla soggezione come voleva Hobbes. Come voleva Hobbes e come di fatto era in quel periodo storico, in ogni stato, in ogni luogo. Questa prospettiva, anche se si discosta ovviamente da quella di Hobbes, non ha niente a che vedere con il liberalismo di John Locke. Perché? Perché anche in questo, diciamo, Rousseau risulta essere anticonformista, e quindi non riprende le tesi del liberalismo di Locke e quindi le tesi della monarchia costituzionale inglese. Per Rousseau, infatti, l'uguaglianza tra gli uomini è possibile soltanto se si sono disposti ad alienare tutta la propria sovranità nella collettività. Quindi, a differenza di Hobbes, nega la costruzione dello Stato come patto costruito sulla soggezione. Ma, a differenza di Locke, nega anche la costruzione di un patto che si basa sull'individualismo. Da questo punto di vista, diciamo appunto, Rousseau va oltre Locke e oltre Hobbes. La differenza quindi più marcata col teorico inglese dell'assolutismo consiste non nella prospettiva, qui ovviamente si sta parlando di Hobbes, non nella prospettiva che vuole la dimensione collettiva superiore a quella individuale, ma il fatto che nel sistema di Hobbes l'unione delle volontà individuali è solo esteriore ed è incarnata dal re, dall'entità assoluta che sovrasta al popolo, mentre in Rousseau questa unione è un'unione intima che è sia sostanziale e non solo formale. L'unione vera dei singoli può fondarsi soltanto sul libero consenso, sul reciproco rispetto della libertà, un vincolo sociale che ha valore solo se l'individuo non è obbligato ad esso, ma vi si sottomette spontaneamente. Quindi c'è una sorta di, diciamo, di condivisione della sovranità. Quindi se la sovranità in Hobbes viene di fatto trasferita a un'entità esterna, in Rousseau la sovranità rimane di tutti, è condivisa, è unione del popolo. E proprio per questa prospettiva vi è appunto la necessità di un nuovo contratto sociale. Un nuovo contratto sociale che non può essere ovviamente né quello di Hobbes né quello delineato da Locke. In questo nuovo patto sociale gli individui rinunciano alle proprie prerogative, non alienano la propria libertà, hanno infatti deciso di sostituire i dettami delle volontà individuali dai decreti della volontà generale. E qui entra in gioco questo concetto critico, tra l'altro anche complesso, di volontà generale, introdotto appunto da Rousseau per esprimere come poi questa sovranità, che appunto abbiamo detto è assoluta, ma è assoluta e condivisa da tutti nello stesso tempo, e può essere appunto esercitata attraverso la volontà generale. La volontà generale non è la volontà di tutti, che è di per sé contingente e riguarda soltanto la convergenza di interessi particolari ed egoistici. La volontà generale è invece una volontà universale, quindi è qualcosa che non riguarda la sommatoria dei singoli interessi, ma è qualcosa di diverso, qualcosa che comprende in sé, ha in sé degli elementi di universalità fondamentali per tutti. Qui abbiamo messo questa immagine dove si vede un Rousseau disegnato con tanti individui a rappresentare appunto questo insieme che mostra qualcosa di diverso dalla somma delle singole individualità e fa emergere qualche cosa di più significativo. La volontà generale non è la somma aritmetica delle volontà dei singoli, ma è un'entità spirituale che oltrepassa, pur comprendendola, qualsiasi volontà particolare e si rivolge al bene comune. La volontà generale è diversa quindi dalla somma delle volontà individuali, c'è una contaminazione delle diverse volontà, sia quelle maggioritarie che quelle minoritarie, che dà origine alla volontà generale, quindi non è la maggioranza, per essere chiari. La maggioranza è la volontà che scaturisce dal maggior numero di persone. Qui invece la volontà generale riguarda tutto il popolo, quindi non solo una parte, sia essa maggioranza o sia essa minoranza.
Queste idee hanno profondamente caratterizzato la riflessione storico-politica successiva. E ovviamente Rousseau, abbiamo detto, ovviamente fu un pensatore che ebbe influsso durante la Rivoluzione francese, ma alcuni elementi del suo pensiero, per esempio, li possiamo ancora trovare in alcuni ordinamenti istituzionali. Per esempio, se andiamo a vedere quello della Confederazione Elvetica, Svizzera, noteremo che lì a governare non c'è solo la maggioranza che ha vinto, ma c'è un governo che è composto per parte maggioritaria dalla maggioranza, ma anche dalla minoranza. Quindi evidentemente, come dire, alcune idee di Rousseau, seppur sviluppate attraverso altri elementi, poi sono entrate anche a far parte dell'apparato istituzionale dello Stato contemporaneo. Ovviamente hanno anche influenzato altri aspetti, per esempio il cosiddetto centralismo democratico degli stati a socialismo reale. Ora qui si farebbe complessa la discussione, però sicuramente ci sono diversi stimoli per riflettere su questo concetto di volontà generale, che non è la volontà della maggioranza. Quindi la differenza tra una politica che si fa sulla base della maggioranza, sulla base di un assoluto esterno, sulla base invece di una maggioranza più minoranza, e questo appunto ci può far riflettere su quale per noi possa essere in realtà lo sbocco migliore, pro e contro dell'una e dell'altra. Bene, solo con questa volontà generale è possibile la legittima convivenza civile che garantisce l'uguaglianza tra gli uomini, e solo in rispetto ad essa il cittadino rimane libero. La volontà generale è pertanto unica e indivisibile, perché appunto è espressione della sovranità, è la sola ad avere autorità nei confronti dell'intero corpo sociale. Non è pertanto frazionabile né la volontà né il corpo sociale, e proprio per questo è scartato il modello costituzionale fondato sulla rappresentanza parlamentare. Perché? Perché la rappresentanza parlamentare prevede una delega e quindi una scomposizione, se si vuole, della sovranità. Qui la democrazia per Rousseau deve essere una democrazia diretta, cioè il popolo che esprime direttamente attraverso le sue idee la volontà generale. Poi sì, certo, ci può essere un organo esecutivo, ma la sovranità deve per forza rimanere di tutto il corpo sociale. Per Rousseau solo l'insieme del corpo sociale, cioè il popolo, ha il diritto a legiferare. Sarà pertanto ammesso soltanto un governo che avrà il compito di attuare la volontà espressa da tutto il corpo sociale. Ovviamente in questa prospettiva il popolo, ovvero il corpo sociale, sarà sia legislatore che suddito, ovvero sarà un popolo effettivamente sovrano. E qui appunto abbiamo messo questa immagine, il popolo sovrano, questo assetto istituzionale proposto da Rousseau troverà poi ovviamente grande consenso durante la Rivoluzione francese. Perché? Perché durante la Rivoluzione francese, soprattutto nel periodo giacobino, questo ci viene ricordato anche da Bertrand Russell, seppur non con toni positivi, beh, che cosa succede? Attua, diciamo, in un certo senso in quello che per loro era il modello rousseauiano. In realtà, come dire, forse Rousseau non sarebbe stato così d'accordo con i giacobini, tantomeno con Robespierre, cioè viene fatto un direttorio che in teoria doveva essere un governo, espressione diretta della volontà di tutto il popolo. Però poi sappiamo che quell'esperienza della Rivoluzione francese è andata a finire male, anzi, malissimo per gli stessi giacobini, che poi sono stati vittime, della loro stessa politica. Però questo ci dimostra quanto fu influente quest'opera, il contratto sociale, che appunto all'interno della Rivoluzione francese ebbe un ruolo estremamente significativo nel dibattito istituzionale. E i giacobini appunto si dice che andassero a giro col contratto sociale in mano. E poi questa riflessione appunto sulla sovranità prenderà ancora altri sbocchi in altre proposte e forme istituzionali che si sono sviluppate poi tra 8 e 900. Bene, ovviamente questo nuovo contratto sociale proposto e presupposto da Rousseau necessita di che cosa? È necessita di un uomo nuovo, cioè di un uomo che non può essere l'uomo
così come lo troviamo all'interno della società in cui Rousseau scrive. Ed è proprio per questo che Rousseau scriverà l'Emilio. L'Emilio, appunto, che ci, in un certo senso, descriverà come formare l'uomo nuovo, l'uomo per questo nuovo contratto sociale.